puntate precedenti. Il concorso di Miss Guthrie Beach è partito alla grande e non a Gesuina con il sindaco sono molto soddisfatti. La serata diretta dalla conduttrice Alessandra Greco riscuote un grandissimo successo. Le ragazze in gara sono valutate da una giuria assolutamente imparziale, composta dal sindaco, nonna Gesuina e zia Antonia. Lucia e Irina riescono a passare il primo turno di gara e finiscono in finale. Nella serata finale dovranno sfilare in abito da sera di fronte alla giuria. Sarà una lotta all'ultimo sangue. Che bella giornata, ma che soddisfazione! Che bello! C'è il concorso, la prima parte del concorso che abbiamo fatto ieri è andata benissimo. Benissimo, un grandissimo successo. Se ne pensa, cioè è stato un successo strepitoso. Un successo strepitoso, pieno di bellissime ragazze, di bellissime. Sì, di colpi di scena. No, ma poi noi della giuria troppo bravi. No, noi veramente meravigliosi. Uno migliore dell'altro, senza considerare che le mie due nipoti sono finite in finale. Io adesso non vorrei dire, ma sono le migliori. Più o meno. A un certo punto. Sì, adesso l'aria che si respira a casa non le dico com'è. C'è una tensione. C'è una tensione che si taglia a fette. Si taglia con il coltello. Cioè queste veramente già non si potevano vedere prima. Adesso che sono concorso. Direttamente antagoniste. Mamma mia, abbiamo peggiorato la situazione. Ma in compenso ho un modo per poterla fare stare meglio, insomma, per poter permettere di distrarla. Davvero? Una distrazione? Oh, grazie! Mi dica. I milanesi ci hanno invitato a provare l'aperitivo. Insomma, i nostri amici milanesi di Milano. A Milano ci hanno invitato, ci hanno detto provate a venire a vedere se vi piace, come funziona un po'. La storia dell'aperitivo. Sì, perché loro vogliono farci vedere come si fa veramente l'aperitivo. Noi non siamo abituati. Uscire un po' da quest'aria un po'. Sì, mi ci vuole. No, le ringrazio troppissimo perché così proviamo una cosa diversa. Proviamo veramente le tradizioni delle altre culture. Siamo un po' antropologi in questo caso. Sì. E poi intanto mi distrago. No, l'anno prossimo non facciamo più Miss Guthrie Beach, facciamo Mr. Guthrie Beach. Basta, perché le ragazze sono troppo, hanno questo agonismo, questa rivalità esagerata, diventano streghe. No, l'anno prossimo ci abbiamo un sacco di bei ragazzi, ma non li hai visti i bei ragazzi che ci abbiamo? Li abbiamo si potrebbe visti. Provare questa lo faremo nuova, per loro, ma adesso gliele faccio vedere una delegazione. A Milano tutti i dì una roba del genere. Esatto. Due volte al dì. Due volte al dì, ragazzi. Dal mio amico il Peppino e Benisi. Peppino. Capì? E lui prepara una roba in sciacqua. Più sei di sciacqua. Io ho capito un cavolo. Però è molto figo questa cosa dei milanesi che ci offrono. Gesuina, cara mia amica, posso offrirtelo?
Ecco, grazie, prima le donne, sì, però lei sarà anche importante, però le donne sono donne, bisogna rispettarle. Prego, sindaco. E quando facciamo l'aperitivo? Gradisca l'aperitivo, lo sprizzino dei milanesi. Ma noi quando facciamo l'aperitivo beviamo birra pane e guttiao con formaggio. Che buono! Ma che cosa meravigliosa! Sì, stiamo aprendo alle culture, alle altre civiltà, alle consuetudini tribali di altre civiltà, tipo quella milanese. Altri mondi. Che buono! Che profumo, così mi rilasso dai problemi con le mie nipoti, per carità di facciamo Dio. Neanche un'olivetta noi tiriamo fuori, invece là, un'olivetta ce l'hanno. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Signor Sindaco! Donna Gesuina! Come sta? Come sta? Ah, è qui nonna Gesuina. Ah no, è qui. Sono qua. È qui. Oddio. La Gesuina è qui. Oddio, che mal di testa. Ieri abbiamo un po' esagerato con gli spritz. Dici. Sono poco abituato. Oh, la luce. Ma perché il sole è così forte? Mi devo mettere gli occhiali da sole. Guarda. Occhiali da sole. Tutto. Ci sono due errori. Sono troppo lontani. Guarda, il mare ci sono due mari, il mare si è spostato. No, ce n'è solo uno. Signor, ma è ancora brillo, non sei ancora ripreso. Oh, adesso le faccio fare un bel donna bagno. Gesuina, non sono lì, sono qui, Ciao. Ah, ma lei è nonna Mirella. Nonna Mirella, c'è anche... Lei è a Genova. Da dove è spuntata lì? Guardate, lei è ombriaco ancora, è molto ombriaco. Ascolti, io stasera devo anche cucire il vestito di Lucia, quindi devo essere completamente lucida, devo riprendermi, ci vuole triplo caffè. Non la faccio io la medicina? Ah, gliela faccio io la medicina. Lo so, per ogni imbriagatura c'è la medicina apposita. Ci pensa nonna Brava nonna Gesuina, brava, lei sì. Ma guardi, lì sono qua, sono queste guarda lì, sono tutte che stasera devo cucire gli abiti da sera delle mie. Va bene nonna Mirella, sto parlando con nonna Gesuina, non mi interrompere. Sì, sono stato. Non è zero spritz per lei, basta, i milanesi dove poi soltanto un succo di frutta le devo dare, ma non di uva, Un succo di frutta normale. Si vegni senza paura, non vestungarem la mano, tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milano è un gran Milano. Lucia ormai è pronto, l'ho cucito a posto. Lucia! Vieni un attimo! Arrivo nonna, aspetta! Dai, vieni a misurarti il vestito, voglio vedere se la lunghezza va bene, dai, l'ultima prova! Ah, aspetta, vado un attimo a vedere il forno che ho lasciato le patate nel forno, aspetta! Allora, Lucia, io visto quel tempo me ne approfitterò, perché ho un libero accesso al suo vestito. Per me, il risultato di questa mattina. Vediamo cosa sono le cose che ci sono.